ora lascio al Signore che io vada in pace, perché ho visto le tue meraviglie. Il tuo popolo in festa per le strade correrà a portare le tue meraviglie. La tua presenza riempito d'amore. È una bella occasione, desiderata di anno in anno, in modo particolare questo. Ed è bello ritrovarsi a vivere insieme, camminare insieme per vivere il giorno della indulgenza, del perdono del Gargano, che ogni volta ci dà la possibilità di sentire anche la bellezza di questo tratto di strada, che è un tratto di strada francescano, perché Francesco lo ha percorso ben 800 anni fa. Ah, ne ho sentito solo parlare e volevo provare questa nuova esperienza di fede. Quindi poi, come spiegavo agli altri, è venuta la Spada di San Michele in parrocchia da noi, e quindi con i nostri bambini del catechismo abbiamo ricevuto l'investitura, tra virgolette, del perdono. E quindi ho deciso, perché no, visto che ai bambini diciamo sempre noi siamo guerrieri e soldati di San Michele, di Cristo, ho voluto fare anch'io questa esperienza, per poi tornare in parrocchia e parlare di questa esperienza ai miei bambini. Tutto qua. Vengo da Caserta e questo è il secondo anno che faccio questo cammino e sono felicissima di essere qua, anche se mi fanno male già i piedi, fa niente. Il Signore ci dà la forza. Sto portando la testimonianza della nostra congregazione, delle Pie Operaie di San Giuseppe. Rappresento la congregazione. Oltre a questi santi che abbiamo, con cui camminiamo, sto portando la nostra fondatrice Maria Agnese Trivioli, che è in processo di beatificazione. E quindi ho chiesto a lei, cammina con me, che non so se ce la faccio, però porto in questo cammino tutte le intenzioni di preghiera della congregazione e della mia famiglia, per la mia famiglia che non accetta la mia vocazione, e per la pace in Ucraina da dove sono nata. Veniamo da Crosia, provincia di Cosenza. Il secondo anno è un bel perdono, è una tappa voluta e continueremo a venire. Siamo molto devoti a Padre Pio, ci fa molto piacere venire e condividere con tutti questi momenti di gioia. Grazie a tutti e sicuramente ci rivedremo. La signora? Condivido pienamente con mia marito, perché ho visto che vi siete tenuti sempre per mano. Sì. Veniamo spesso qui e quindi è bello condividere insieme il cammino. Ora alzi la mano chi è per la seconda, terza volta. Alzi la mano chi vuole fermarsi qui. Ma lo sto affrontando proprio perché è un cammino penitenziale, questa è la motivazione, quella personale, qualcosa che comunque non farei, diciamo, in queste condizioni se dipendesse solamente dalla mia volontà. Ci vengo perché me lo sono dovuto un po' imporre, perché l'età non è più quella di una volta in cui queste cose si facevano facilmente, perché ho un problema ai piedi e quindi si può manifestare da un momento all'altro, quindi è una sfida a me stesso e sono venuto con questa intenzione, insomma, proprio per avere questa occasione dell'indulgenza, offrendo qualcosa al Signore. Sicuramente è un'esperienza bellissima da provare una volta nella vita. È un cammino che lo si fa davvero con il cuore, può davvero toccare l'animo, perché noi tutti abbiamo bisogno di questo, di paragonarci con il nostro quotidiano, vedere cosa c'è che va e cosa c'è che non va. Ogni metro, ogni chilometro che si fa, si portano dietro richieste, intenzioni. Sì, soprattutto tante preghiere per le persone che ne hanno bisogno, che in questo momento stanno male, stanno vivendo momenti forti di dolore, e io le sto portando con me adesso. Grazie. Grazie.